Buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura di Un Corso in Miracoli. Se sei approdato in questo spazio solo ora per la prima volta, ti invito a cominciare ad ascoltare l'introduzione e la lezione numero 1, proprio perché queste lezioni sono un'evoluzione dello stesso concetto. Lezione numero 4. Questi pensieri non significano nulla. Sono come le cose che vedo in questa stanza, in questa strada, da questa finestra, in questo luogo. A differenza dei precedenti, questi esercizi non cominciano con l'idea del giorno. In questi periodi di pratica incomincia con l'osservare i pensieri che ti attraversano la mente per circa un minuto. Poi applica ad essi l'idea. Se sei già consapevole di pensieri tristi, usali come soggetti su cui applicare l'idea. Comunque, non selezionare solo i pensieri che pensi siano cattivi. Scoprirai, se ti eserciti ad osservare i tuoi pensieri, che rappresentano un tale miscuglio che in un certo senso nessuno di essi può essere chiamato buono o cattivo. Ecco perché non significano nulla. Nel selezionare i soggetti per l'applicazione dell'idea di oggi è richiesta la solita specificità. Non aver paura di usare pensieri buoni così come quelli cattivi, perché nessuno di essi rappresenta i tuoi reali pensieri, che sono soffocati da essi. Quelli buoni non sono che ombre di ciò che sta dietro, e le ombre rendono difficile la vista. Quelli cattivi sono blocchi alla vista e rendono impossibile il vedere. Tu non vuoi né gli uni né gli altri. Questo è un esercizio fondamentale, e sarà ripetuto di tanto in tanto in forma in qualche modo diversa. Lo scopo qui è di allenarti nei primi passi verso l'obiettivo di separare ciò che è senza significato da ciò che ne ha. È il primo tentativo nel perseguire lo scopo, a lungo termine, di imparare a vedere fuori di te ciò che è privo di significato e dentro di te ciò che è significativo. È anche l'inizio nell'addestrare la tua mente a riconoscere ciò che è la stessa cosa e ciò che è diverso. Nell'usare i tuoi pensieri per l'applicazione dell'idea di oggi, identifica ogni pensiero tramite la figura o l'evento centrale che contiene. Per esempio, questo pensiero riguardo puntini puntini non significa nulla. È come le cose che vedo in questa stanza, in questa strada e così via. Puoi anche usare l'idea per un pensiero particolare che riconosci come dannoso. Questa pratica è utile, ma non è un sostituto per le procedure più casuali che devono essere seguite negli esercizi. Comunque, non esaminare la tua mente per più di un minuto circa. Sei ancora troppo inesperto per evitare la tendenza a preoccuparti inutilmente. Inoltre, dato che questi esercizi sono i primi del loro genere, potresti trovare particolarmente difficile la sospensione di giudizio in connessione coi pensieri. Non ripetere questi esercizi più di 3 o 4 volte durante il giorno. Ci ritorneremo sopra più avanti. Bellissima questa apertura che sento. In questa lezione viene nominato il bene, viene nominato il male. E poi cos'è il bene e il male? Qui dicono che il bene è come una nube che non ti lascia libera la visione e il male sono gli ostacoli, no? Che non ti lasciano vedere realmente le cose. Che poi... anche lì, cosa significa vedere? Qual è la visione reale? La visione è vedere più in là, incontrare la nostra vera essenza, essere. È la direzione verso dove andiamo mentre ci accorgiamo che nessun pensiero significa niente. La vera visione è vedere più in là di ciò che credo di star vedendo. E lascio che le cose siano. I pensieri che mi dicono che dovrei essere una persona diversa da quella che sono mentre esisto, ad esempio
dovrei avere successo, dovrei fare di più, dovrei essere una brava amica. Ecco, questi pensieri non sono reali. E vedere significa vedere più in là e trovare cosa c'è veramente dentro di noi. Non preoccuparti di cosa senti adesso, né del fatto che dentro te magari nascano resistenze. Fare con me questo viaggio di lettura di Un Corso in Miracoli significa allenare la mente senza la necessità di agitarsi. Più avanti si continuerà passo a passo con questo allenamento e questa prima lezione sui pensieri poi si espanderà. Quindi dedicati semplicemente a fare questo esercizio per 2 volte al giorno, per 1 minuto, ogni volta, senza stress, perché lo stress non ti permette di dedicarti veramente alla pratica. Bene, ti invito a seguire questo show, questo podcast, per farmi sapere che ci sei, fammi sapere che sei con me in questo viaggio. Per me è bellissimo. Sto facendo questo viaggio senza un destino, senza uno scopo, e apro le porte a ciò che succede. Ho creato anche un profilo Instagram di nome Leggendo Miracoli, come il podcast, in modo tale che tu possa avere le lezioni anche in forma scritta, se lo desideri, se desideri leggerle. Ci ritroviamo qui domani con la lezione numero 5. Grazie.